Ciao ragazzi, allora mi vedete in questa posizione, solitamente cambio sempre posizione, però oggi c'è una tantissima luce e quindi volevo proprio stare davanti alla finestra, anche perché appunto voglio farvi vedere i regali del compleanno, quindi i regali che mi sono stati fatti e vi farò comunque qualche swatch. Allora, partiamo subito. Parto con tre cosettine che mi ha regalato la mia collega. Di lavoro appunto, e sono questi tre prodottini della Ultra Dolce. Sono un po' appiccicosi così perché li ho già usati. Allora, il bagno doccia Ultra Dolce della Garnier, ultra delicato, tesori di miele. Questo è buonissimo, l'ho già provato. Ha un profumo carinissimo, buono di miele, di dolce. Buonissimo, come poi tra l'altro è cremoso, quindi a me piacciono tantissimo i bagni doccia cremosi perché mi idratano di più rispetto a quelli in gel. Non vuol dire, perché a volte se è pieno di schifezzine, anche quello può essere più cremoso del mondo, però non idrata. Però lui è veramente ottimo, insomma, quando è un bagno schiuma, a me non è che guardo tantissimo l'inch, certo non deve avere la paraffina al primo posto, però questo assolutamente non ha la paraffina al primo posto, quindi comunque lo promuovo ed è un regalo comunque carinissimo che mi è stato fatto. Lo stesso vale per lo shampoo e il balsamo. Allora, diciamo che entrambi non hanno un inch a mio avviso accettabile, perché comunque hanno, vabbè, acqua e sodium lauryl sulfate, quindi hanno lo slash, betaina, altro slash, sodium cloride, quindi altro sale, poi amodimeticone, hanno il dimeticone comunque più o meno all'inizio, però a parte è stato un regalo, quindi graditissimo. Però comunque io lo utilizzo una volta ogni 10 giorni, non lo utilizzo sempre, lo utilizzo alla fine a periodi alterni. Lo stesso vale per il balsamo appunto abbinato, capelli fragili che si spezzano, districa, rinforza, protegge e nutre. Anche questo dovrebbe avere il silicone, che poi che senso ha mettere un silicone nello shampoo? Capisco più nel balsamo che deve avere un'azione districante, ma nel balsamo qui comunque non lo vedo ai primi posti, dovrebbe essere a metà, non lo vedo, comunque sono prodotti che utilizzo ogni tanto, non sempre. Poi mia sorella, la mia sorellina, ti mando un bacio grande. Abbiamo anche girato un video da poco insieme, però purtroppo non ho avuto ancora modo di caricarlo. Comunque lei mi ha regalato insieme con mia nipotina e a mio cognato questo profumo. Questo è della In Ecstasy Profumerie, è un negozio che fa comunque dupe di profumi originali. Infatti questo è il Giorgio Armani, sì. Allora, loro mi hanno preso la confezione da 50 ml, poi potete scegliere anche quella più piccolina volendo. Il profumo è questo ed è lo, se vi può interessare, il numero 60. Allora, il profumo è, perché me lo spruzzo adesso, è uguale, ma uguale, uguale, uguale a Giorgio Armani, l'originale. La cosa che magari mi lascia un po' perplessa è il fatto della durata. Adesso questa è la prima volta che lo provo. L'ho provato giusto una volta, ma così il giorno che me l'aveva regalato. Adesso comunque vedo, lo sto appena spruzzato, vedo quante ore mi dura. Appena posso, se ho la possibilità, comunque domani sicuramente l'originale me lo riprenderò perché sicuramente persiste di più. E poi mi ha regalato questa matita labbra della Puro Bio. Anzi, in realtà è un rosetto, sì, il 24, il numero 24, che è un bellissimo colore rosa antico, vedete, molto abbinato anche al mio smalto, tra l'altro, che dopo vi faccio vedere qual è. E la metto qui perché ho altri swatch sopra, ecco qua. Guardate che bello, è bellissimo, è un colore stupendo, a parte che dura tantissimo, l'ho già utilizzata, mi dura veramente un bel paio d'ore. Se poi se applicate anche un rossetto sopra, ancora di più. Comunque è un colore bellissimo, un rosa antico, molto 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 carino.
Poi sono andata da Sephora perché mi è arrivata la cartolina col regalo di compleanno dove mi regalavano due blush e io me li sono presi. Eccoli qui, sono questi due. Ogni anno mi regalano qualcosa. L'anno scorso erano gli ombretti, 2 anni fa i lucidalabbra. Piano piano sto collezionando prodotti dalla Sephora e mi piace tantissimo questa palettina. Guardate che, a parte che è piccolina, però se voi aprite. Vi faccio vedere, aiuto, mi spazzo le unghie perché ecco, è durissima. A parte che c'è il suo specchiettino, poi i blush, guardate che carini, sono grandi. Alla fine, due blush del genere ti durano una vita perché li alterni con tanti altri che li alterno con tanti altri che ho e quindi sicuramente durano tantissimo. Allora, sono questo bel color pesca, questo. E questo bel rosino molto delicato che tra l'altro è bello pigmentato anche. Li metto qui. Allora, facciamo così. E facciamo così. Ecco qua, questi sono i colori. Si vedono, sì, dai. Si vedono. Questo è il rosino e questo è il pesca. Mi piacciono tantissimo. Non li ho ancora. Li ho usati una volta, giusto così, per andare al lavoro. Però, insomma, vorrei testarli meglio, soprattutto la durata. Però penso che comunque siano dei buoni prodotti. Quelli Sephora sono buonissimi. Poi, altro regalino me l'hanno fatto da Yves Rocher. Mi è arrivata sempre la cartolina da Yves Rocher. E mi avevano regalato la palettina occhi. È sempre così piccolina. Anche questa è molto carina, sono questi non li ho ancora usati in realtà. Sicuramente questa me la porto dal mio ragazzo, me la lascio lì, oppure me la porto in giro al lavoro. Anche questa ha il suo specchiettino, vedete? E poi ha tutti questi colori molto molto carini. E sono allora, due rose. Anche poi tra l'altro c'è scritto anche che ci sono blush. Perché dice palette maquillage 6 ombretti. 6 ombretti, dove l'ho letto che sono blush? Mi sono ingattato. 4 ombretti e 2 blush. Ah, 4 ombretti e 2 blush. Io penso che i blush dovrebbero essere, a mio avviso, questi due. Però alla fine li potete usare anche per gli occhi, non è molto carina comunque, non è essenziale rispettare le regole, ecco. Allora, poi passiamo con i regalini che mi ha fatto mia cognata. Allora, mia cognata mi ha regalato questa bellissima pochette della Kiko con all'interno tanti prodottini molto molto carini. Infatti vi faccio vedere anche il trucco che ho fatto oggi. Oh mamma, un po' il rossetto è un po' così. Comunque, questa è la pochettina della nuova collezione Neo Noir. E si presenta anche questa pochettina così di similpelle. Nera con questo gancettino, vedete che si apre, eccolo qua. Si apre e all'interno, qui all'apertura calamita, vedete? E all'interno c'erano i vari prodotti. Allora, il primo è questo ombretto. Mamma, cos'è caduto? Appoggio qua. Il primo è questo Sparkling Trail Eyeshadow, sempre della Neo Noir nella colorazione 04. Ed è questo matitone ombretto di questo bellissimo colore. Adesso vi faccio vedere anche il trucco che ho fatto oggi. Questo è lo swatch, è un colore splendido, bellissimo. Allora, sono sincera, non è un colore che io uso ogni giorno perché per andare al lavoro non oso fare un trucco così, così acceso e neanche di giorno, però ho detto oggi sono in ferie, dai, lo faccio. E questo è il trucco che ho fatto con questo ombretto. Allora, ho usato anche un altro ombretto in polvere della Kiko, di quelli lo faccio vedere. Te lo faccio vedere perché la combo è carinissima. Ho usato anche questo ombrettino che è il 213, nome Long Lasting Wet and Dry, ecco. Eyeshadow di questi, no? Quindi ho messo prima questo ombrettino qui, l'ho un po' sfumato senza bagnarlo, l'ho utilizzato asciutto, ho detto oh mamma, di giorno non è il caso, e poi sopra ho picchiettato appunto il mattitone della Neo Noir ed è uscito
parte che ho fatto un pastrocchio con l'eyeliner perché non lo so mettere, però comunque è uscita una cosa molto carina. Sono la matita labbra, la lascio per ultima perché vi voglio dire due cose di questa matita labbra. Lo smalto, che infatti lo appunto indosso oggi, che è lo smalto il Chrome Intense colorazione 001, questo qui molto molto carino. L'applicatore è così, non è molto, vedete, non è molto scuro, cioè non è molto pigmentato, tra virgolette, non è un colore pieno, perché comunque, vedete, a parte che io ho fatto due passate, e poi rimane molto 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 delicatino, da tutti i giorni, quelli dell'altra collezione, che sono i, ve lo dico subito, i questi per intenderci, insomma quelli fatti in questa versione sono molto più scriventi. Vabbè che no, un'edizione limitata, quindi non saranno in gamma permanente di sicuro, però quelli comunque sono migliori per chi fosse interessato ad acquistare uno di questi. Sono migliori gli altri, ecco. Poi mi ha regalato il blush, eccolo qui. Il blush è il Flowered and Rich Blush Design, questo qui nella colorazione 03 Sinuous Coral, che è una delle colorazioni più acquistate dalla Neo Noir, perché ogni video che ho cliccato di Neo Noir su YouTube hanno preso, praticamente ogni ragazza ha preso questo blush. Ed è fatto così, appunto, in questa confezioncina molto molto carina. E la confezione è questa col suo specchiettino. E il blush è questo. Allora, io ho utilizzato la parte di sotto, sono appunto due, uno un po' più pescato, e uno un po' più malva. Io ho utilizzato il malva oggi. Ecco, questo è il malva. E quello è il pescato. Malva e pescato. Ve li faccio vedere nella mano. Ecco qua, sono molto delicati e sono scriventi, perché comunque se col pennello ci dovete stare un po' attente, però comunque sono delicati, sfumabili. Poi mi piace molto la setosità di questi due blush, perché sono molto molto setosi. E poi il rossetto con la matita, sono lo 03 e la matita 03. Allora, anche questi due prodotti hanno fatto furore, infatti lei mi ha proprio regalato questi due, che sono andati veramente a ruba, non so neanche se si trovano ancora, forse sicuramente sì, tutto settembre sicuramente si troveranno. E sono, allora, il rossetto è questo, quello che ho indosso oltretutto, è un bellissimo, ma allora, 03, c'è scritto Malva mi pare sul sito, ma non è un Malva, perché il Malva è più come questo. È più delicato il malva, questo è un prugna delicato, ecco. Comunque il packaging è fatto così, a me piace tantissimo. L'hanno criticato in mille il packaging, a me invece piace tantissimo. Il rossetto è questo, ha una profumazione ottima di cocco, stupendo. Allora è molto cremoso, però nello stesso tempo sentite che si aggrappa bene alle labbra, quindi se siete, ecco, se siete interessate a prenderlo, io ve lo consiglio, magari aspettando i saldi o comunque se rimettono la promozione 3 più 3, è un ottimo prodotto. La matita è quella che mi ha deluso di più, perché entusiasta della matita, perché è un colore carinissimo, sempre 03, guardate com'è piccola, ma non è piccola perché è così piccola, la matita era grande. L'ho usata una volta, una volta, qualche giorno dopo il mio compleanno, ed era già un po' spuntata. L'ho rimessa oggi, ragazzi, mi è caduta. Ok, che ho sbagliato io a farla cadere. Si è staccata la mina della superficie, come temperavo. Ecco qua. Non c'è più la sua mina dentro. Io tempero, tempero, cioè vedete. È proprio, non c'è niente dentro. Adesso io non so se mandare un'email alla Kiko, perché non è possibile,
che questi mail, cioè che questa matita, sì, che questa matita non abbia più la punta all'interno. Non voglio che mi rimborsino niente, anche perché è stato un regalo che mi è stato fatto, però io mando un'email per segnalare che questa matita io l'ho usata una volta, oggi ho potuto usarla soltanto nel labbro inferiore, sopra ho usato un'altra matita perché non c'era più la mina. Mi dispiace perché è un colore bellissimo, in più è stato un regalo, e purtroppo non posso neanche farvi uno swatch, qui l'avevo fatto all'inizio, non so se riuscite a vederlo, quella al centro è la matita, questa qui, la 03, le altre sono altre due matite di Kiko di altre collezioni che io qui ho usato per mettere il rossetto, ma veramente delusa da questa matita, mi dispiace tantissimo, veramente tanto. Mandare un'email o un messaggio nella pagina Facebook che mi rispondono sempre. Poi, per fine, Comunque. il mio ragazzo mi ha regalato due profumi, quest'anno è stato l'anno dei profumi, mi ha regalato queste due pochettine della Puma, si chiamano Live Rag, I'm the On Beach Roots. Comunque, vabbè, c'è tutta una scritta in inglese. Comunque sono Shower Gel, Eau de Toilette e Deodorant Spray. Molto molto carina questa profumazione. Assomiglia tantissimo a quella Fiorucci You, quella forma di cuore che io avevo quando ero ragazzina. Mi piace tantissimo. E poi quest'altra confezione, sempre della Puma, questa Sink Woman. Che anche questa, il deodorant spray e il profumo, entrambi profumi freschi, a me piacciono tantissimo, è azzeccato in pieno. Poi io mi sono faccia, mi son fece, gne gne, mi son fatta qualche autoregalo, sono andata da Bottega Verde, avevo degli sconti e ho acquistato, allora, questa crema mani violetta, mi serviva una crema mani, e questa della violetta mi piaceva tantissimo la profumazione e quindi me la sono presa per 2,99 euro, avevo una cartolina e quindi ho sfruttato quella. Poi ho preso due prodotti sempre in sconto, erano in sconto lì nel negozio, questi due, e sono scrub corpo levigante argan del Marocco, la profumazione ve la consiglio perché è buonissima, e poi argan del Marocco burro corpo. Sono in fissa per i burri e per gli oli. Infatti, ho preso anche l'olio multiuso magnifico. Questo l'ho pagato sui 12 euro. Viso corpo con 5 oli vegetali al pro retinolo e mix di vitamine. Oggi sono dislessica. Allora, è un olio che io utilizzerò anche per il viso perché le creme, sinceramente, mi hanno un po' stancato. Quindi, quest'inverno utilizzerò questo magari prima di andare a dormire. E vedremo un contorno occhi come gira il tempo. Questo olio magnifico elisir di bellezza per il viso e per il corpo contiene il 95% di ingredienti di origine naturale, tra cui spicca un pregiato mix di ben 5 oli: olio di argan, olio di canola, che non ho mai sentito, olio di fiori bianchi, frazione preziosa dell'olio di oliva, olio di rosa moschetta, vitamina E e pro retinolo. Non ha siliconi, non ha petrolati, cavolate varie, paraffina, questo non l'avrei mai comprato, ha soltanto questi oli. Ed è un olio che ha un profumo paradisiaco, l'ho usato una volta sola, ma lo utilizzerò comunque per bene da ottobre in poi, quando c'è comunque fresco. È sì, un profumo buonissimo. Questo sicuramente sarà ottimo anche per le smagliature e comunque per il viso. E niente, ragazzi, questi erano i miei regalini di compleanno, più i miei regalini, i miei autoregali. Questa settimana sono in ferie, quindi girerò altri video perché sono indietro. Tra poco caricherò il video dei prodotti terminati. Vi mando un bacio. Vi auguro una buona giornata, a presto, ciao!